Accade talvolta di sentirsi una zattera in mare aperto, lottare per guadagnare la rotta fra correnti avverse, orientarsi comunque sfruttando la complicità dei venti e i pochi mezzi a disposizione, abbandonare le zavorre e puntare all'essenziale, rendersi riconoscibili per essere avvistati e portati in salvo. Comunicare il sociale e navigare, spesso con poche risorse, il mare magnum dell'informazione. Far ascoltare la propria voce con messaggi che sappiano penetrare l'immaginario e, al contempo, arricchirlo, modificarlo. Far sì che le nostre istanze entrino a far parte del discorso collettivo. Il mio percorso ha seguito rotte diverse, alla ricerca di traguardi professionali e bisogni formativi sempre nuovi. A volte le linee tracciate segnavano degli incroci. Fu lì che un giorno capì che bisognava cercare. Ravvisare in queste rotte una spinta comune, la capacità di seguire con la scrittura le suggestioni del reale, gli odori delle periferie, le impronte della fantasia. Capitò quando bisognava far sì che il tema della violenza sulle donne dovesse avere finalmente cittadinanza nella coscienza collettiva di un piccolo contesto del Sud, da dove provengo. L'obiettivo era innanzitutto far sì che il pubblico aderisse alla mia narrazione. Fondamentale fu trovare degli alleati insieme ai quali realizzare un evento capace di fare breccia e poi far scaturire delle riflessioni. Il momento era propizio perché il discorso sulla violenza di genere rappresentava anche una priorità mediatica. Suscitare l'empatia con storie di vita raccontate con un linguaggio semplice, pungente, corrosivo, ma anche ironico. Era soprattutto questa l'arma per intercettare gli interessi delle persone, insieme a immagini molto più evocative di tante parole. Un bel nome, in una comunicazione inondata di messaggi, può fare la differenza. Accade talvolta di sentirsi una zattera in mare aperto. Ma quanto vale allora il successo di un approdo?